Niente, siamo contenti, la temevamo questa partita perché, come avevo detto e si è puntualmente verificato nel primo tempo, questa è una squadra infinita, di grande talento, che ha tanti punti nelle mani e che, attraversando un momento difficile, anche perché a volte è sottile, no? La differenza tra partire bene e una top 16, in quella partita con Madrid persa all'ultimo secondo, e quindi era normale che prima o poi si sbloccasse, trovasse le percentuali, il ritmo, perché era, è nella sua natura, è quello che ha fatto per tanti mesi in questa stagione. E infatti il primo tempo, finito con il 63% dal campo, lo dimostra, e tutti i tiri giocatori di qualità. E quella era la loro partita, purtroppo era la loro partita, perché giocare a quel ritmo li fa giocare in comfort. Invece nel secondo tempo, meno male, la mia squadra ha capito, ha fatto una difesa veramente importante, credo che sia tutto lì, 23 punti del secondo tempo paragonati addirittura ai 27 che loro hanno segnato nel terzo quarto, è tutta la differenza del mondo per come si gioca in questo tipo di partite, in questa serie. E niente, noi poi siamo ancora sicuramente in grado di fare meglio, perché dobbiamo stringere in certi momenti, non dobbiamo accettare di riprendere dei contro break, anche contro grandi squadre, grandi talento. Io capisco che, per esempio, ormai dobbiamo giocare a ritmi pazzeschi, un numero di partite pazzesche, quindi noi dobbiamo giocare veramente in tanti, prendere qualcosa da tutti per 4 minuti, per 3, e quindi cambiare molti assetti anche per i miei giocatori non è facile, però dobbiamo arrivare al punto che, se siamo più 8 a 24 secondi alla fine dell'intervallo, o finiamo più 10, più 11, più 9, o rimaniamo sul più 8, non possiamo finire a più 6. E queste sono situazioni importanti, perché si gioca poi magari un finale punto a punto, e quei 4 punti lì possono pesare molto. E per fare un esempio, una fotografia di come ancora siamo, e purtroppo in questo tipo di competizioni va avanti chi migliora la qualità del suo gioco partita dopo partita. Giocare a distanza così ravvicinata anche per i giocatori, chi ha perso ha dei punti di riferimento chiari su cosa deve togliere agli avversari. Due partite non sono mai uguali, le cose che sono andate bene 7 giorni prima te le tolgono, perché la squadra, sono squadre orgogliose, sono campioni, sono staff tecnici organizzati, e quindi dobbiamo crescere dentro le serie, dobbiamo migliorare di partita dopo partita, e solo chi fa questo riesce ad andare avanti. Per il resto lo sapevamo, girone molto equilibrato, mi sembra che Bilbao stia vincendo, quindi è dimostrazione che può succedere di tutto. Non siamo ancora con 4 vittorie neppure matematicamente qualificati, e immaginiamoci quello che può succedere, perché siamo contenti di quello che abbiamo fatto fin qui, di come abbiamo approcciato questi top 16, ma andremo a giocare sul campo più caldo di Spagna contro una squadra fortissima e problematica per noi, come avevo detto all'inizio, non solo per noi mi pare, che ci salterà letteralmente addosso, perché ha la chance di un'occasione storica per le prime 8 e non farà la Coppa di Spagna, quindi avrà tutto il tempo per preparare la partita. E poi una partita qui con il Real che, insomma, a livello di roster è inutile spendere parole, per cui due partite molto complesse, dobbiamo riuscire a vincerla una, non sarà semplice, ma quando arrivi a questo punto e giochi per entrare nelle prime 8 d'Europa, di semplice non c'è nulla. Bene essere qui a giocarsi. No, ti spiego perché. Boe è un grande giocatore, ha delle caratteristiche, come hai detto tu, ben precise. La squadra, quando lui è in campo, lavora ed è stata anche costruita con lunghi che possono anche aprire il campo, come Andersen, Lavrinovic, con spaziature, con situazioni e con voglia anche di giocare in campo aperto, dove lui possa sfruttare queste qualità. Ma quando arrivi con quei muri difensivi a questo tipo di livello, non è come un campionato europeo dove c'è
comunque un po' meno atletismo, meno preparazione tattica perché giochi veramente ogni giorno e meno durezza perché i giocatori fanno 6, 7, 8 partite, 9 giorni e quindi giorno dopo giorno magari giochi la sera alle 20, il giorno dopo alle 15 e non hai modo di recuperare, quindi si può andare un po' di più fino in fondo. Qua è la squadra che fa sempre la differenza, la fa creandoti anche gli spazi, come quando devi crearti un tiro per la Brindisi, un tiro per gli altri, sono tutte situazioni che vanno a incastrarsi perché altrimenti le caratteristiche di uno, per quanto forte possa essere, vengono limitate da quelle che sono le sue azioni di squadra, perché in Europa è così. E poi credo che il muro, come hai chiamato te, del Cesca sia un muro, veramente un muro per tutti. Adesso cerchiamo di evitarla intanto, poi dopo vediamo. Percepisco che in Europa, diciamo, grandi partite anche in questo girone spagnolo, insomma, la SB non è proprio l'ultima arrivata, grande entusiasmo eccetera, sottolineano le grandi doti di Siena. In Italia c'è soltanto il fatto degli arbitri. Ragazzi, ma questo, ma non mi dovete, ma non mi dovete far parlare di queste cose, dipende da voi, cioè dipende da tutti. Questa è una cosa che chi vuol vedere è palese, cioè in Europa, cioè, giochi, esci, vinci, perdi, sono anni che stai, firmi autografi dopo che hai vinto in palazzi a 10.000 persone, i giocatori stanno fuori in mezzo alla gente, i protagonisti riconoscono quello che fai. Se siamo in un momento, anche evidentemente nel nostro paese, dove voi continuate a scrivere è lì e allora il fattore campo bellissimo, dove la gente deve entrare in campo, dove si protesta, la sudditanza psicologica, non lo so, forse ha ragione Minucci quando l'ha detto un po' di tempo fa, forse è al contrario, nel senso che dove arrivi la prima cosa si deve cercare di dal primo minuto di questa cultura del combattere, dell'entrare in campo, del fare, e almeno in Eurolega con uno fiato quest'anno prende tecnico, così almeno si sta tutti più tranquilli, e credo che sia un modo per lasciare protagonisti i giocatori, corretti, di pensare a giocare, di concentrarsi su questo, e questa è la cosa che vorremmo fare. Non voglio poi parlare, io preparo la mia squadra a quelle che sono, ed è importante che sappiano chi ha giocato in Italia, cosa significa giocare fuori, cosa significa un'atmosfera per chi ha vinto tante volte. Poi lo so che quando il Maccabi vince 10 campionati è comunque il Maccabi in Israele, quando il Panathinaikos ne vince 10 è comunque il Panathinaikos, eccetto che per i rivali, però su questo non ci posso fare niente, siete voi, dovete, io mi devo preoccupare alla mia squadra, a dire di cambiare pelle, a dire che se segni 90 punti a Madrid devi essere pronto a vincere a 60 punti la domenica per molti motivi. Questo è il mio lavoro, non mi fate dire cose che sono talmente evidenti, poi le devo fare io. Ditele voi come giornali, fate un commento anche su questo, nessuno lo fa mai, io mi devo preoccupare ogni 2-3 giorni di fare queste cose, ma non scherziamo su questo, su quello che perché, cioè, veramente, e come scelta, meno male noi non parliamo di queste cose, perché altrimenti sarebbe rientrare nella logica del tutto, è meglio di no, cioè, stiamo sereni, quando perdiamo diamo una mano, siamo contenti e andiamo via. Lo stesso, per fortuna, visto che qualcosina abbiamo vinto in questi anni, è stop, ma cioè non c'è discussione su questo, perché ci sono immagini, ci sono situazioni di chiare, fin dall'inizio delle partite, di quello che succede. Se va bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Quindi viene Igor e mi fa: coach, ma io giuro che pure sono uno che, sapete, questi sono giocatori che guardano tutte le partite possibili, cioè non è uno che viene da un altro mondo, uno che è appassionato, guarda l'Eurolega, i campionati, conoscono, 32 anni, ha visto di tutto. Ma io non mi rendevo conto che fosse così duro il campionato, cioè così non è da nessuna parte in Europa. Che non vuol dire livello, cioè tu devi considerare tutto, dove giochi, con che atmosfera giochi, con che preparazione dati agli avversari, con che, e che tipo di distanza c'è, perché se tu sei una squadra da 40 milioni di budget contro una da uno, anche se c'è due, ma per favore. Cioè non parliamo del budget. No, e invece sono cose. Diceva di crescenza, siamo sempre a sud di qualcuno, no? Cioè, esatto, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. Cioè, esattamente quello che hai detto te. Sottoscrivo. Sottoscrivo.
Quindi per noi che dobbiamo combattere in Europa in un certo modo e abbiamo, insomma, è più dispendioso di altri, ma lo sappiamo, per fortuna, e devo dire che per ritornare, e poi andiamo a giocare alla domanda che mi ha fatto lui, chiedo anche scusa, mi sono un po' alberato, ma fuori per fortuna ce lo riconoscono.